l'argomento sicurezza coinvolge tutti. La legislazione tiene conto del fatto che in Italia la maggior parte delle aziende è a conduzione familiare. Proprio per alleggerire gli obblighi di legge, sia nelle aziende familiari che in quelle che occupano non più di 10 addetti assunti a tempo indeterminato, il datore di lavoro viene esonerato da alcuni adempimenti, come l'elaborazione e la custodia del documento di valutazione dei rischi. È però confermato l'obbligo di autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e di attuare le opportune misure di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei dipendenti e degli addetti macchine e attrezzature, dispositivi di protezione individuale e ambienti di lavoro in regola con quanto previsto dalle norme di legge. Deve anche predisporre le corrette procedure operative e controllarne l'esecuzione. Per quanto riguarda la gestione della sicurezza, è previsto che i lavoratori siano parte attiva nelle scelte aziendali, sia tecniche che organizzative, e a questo scopo viene nominato un loro rappresentante. La normativa stabilisce inoltre che il datore di lavoro provveda a organizzare il servizio di prevenzione e protezione e ne designi un responsabile. Questo servizio valuta i rischi presenti nell'azienda e individua le misure di prevenzione e protezione più adeguate. È ancora a carico del datore di lavoro la nomina del medico competente, che oltre ad effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, collabora con lo stesso datore di lavoro e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione per predisporre le opportune misure all'interno dell'azienda. La riunione periodica è l'occasione d'incontro tra le figure più significative per la gestione della sicurezza. Oltre al datore di lavoro, l'incontro prevede la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, quando previsto, del medico competente. Nel corso della riunione vengono esaminati il documento di valutazione dei rischi in rapporto alla situazione aziendale rilevata al momento e la validità dei dispositivi di protezione individuale. Viene verificato il programma di formazione e informazione dei lavoratori relativo ai rischi individuati. Vengono presentati dal medico competente i dati sanitari collettivi dei lavoratori per verificare l'efficacia dell'organizzazione e della gestione della sicurezza nell'azienda. Questa riunione deve tenersi almeno una volta l'anno ed è obbligatoria per le aziende con più di 15 dipendenti, mentre per le altre può essere richiesta dal rappresentante dei lavoratori. Deve comunque essere indetta ogni qualvolta si presentino cambiamenti nelle condizioni di esposizione a rischio, come per esempio quando vengono adottate nuove macchine o nuove tecnologie. Se le figure coinvolte nella gestione della sicurezza, insieme ai lavoratori, metteranno in pratica tutto quanto è stato detto finora, i rischi saranno ridotti al minimo ed eventuali infortuni saranno causati soprattutto da comportamenti errati, dovuti cioè all'errore umano.